collegarci con Vinitaly, perché c'è un nostro amico, lo conoscete già molto bene, perché abbiamo detto proprietario del titolare del ristorante Antica Farmacia dei Sani. Abbiamo parlato sempre con lui dopo che ci ha presentato dei piatti buonissimi, anche di buonissimo vino, e infatti il nostro amico Flavio Barea è in collegamento con noi da Vinitaly con la sua tenuta Montemagno. Flavio, buongiorno, benvenuto, ovviamente, anzi benvenuti noi lì, perché ci stai portando proprio dentro il Vinitaly. Sì, buongiorno a tutti, mi sentite? Perfettamente, ti sentiamo e ti vediamo benissimo, perfetto. E io direi a questo punto di raccontarci un pochettino innanzitutto della tenuta Montemagno. Ne abbiamo già parlato, hai già presentato alcuni vini, ma adesso lì è il luogo proprio quello giusto per presentarli a tutto il mondo, perché è un appuntamento mondiale quello di Vinitaly. Ci vuoi raccontare qualcosa, vostre novità, o comunque come secondo voi sarà quest'anno lì il Vinitaly? Sì, buongiorno a tutti. E niente, sono qui con Tenuta Montemagno, quindi la nostra azienda di famiglia dove produciamo le nostre etichette e dove annuncio anche che abbiamo vinto un premio medaglia d'oro con la nostra bottiglia di Mysterium 2018. Le attività di quest'anno sono, ieri eravamo molto molto presi, dalle 10:30 fino alle 4:30 ininterrottamente lo stand praticamente preso d'assalto, quindi Tenuta Montemagno è sempre più partecipe come brand nel nostro Vinitaly. Dobbiamo essere fieri di essere italiani con questa bella iniziativa, questa fiera mondiale da un valore veramente importante. Beh, insomma, so che ci sono dei numeri veramente altissimi, già le altre edizioni hanno avuto presenze incredibili, pensiamo che anche questa, visto che è appena cominciato, sarà una cosa pazzesca, ma ci si avvicinano soltanto addetti ai lavori, oppure sono sempre di più le persone che anche personalmente, tipo vengo io da voi e dico mi piace il vostro vino, lo voglio ordinare e me lo mandate a casa, quindi succede anche, diciamo così, anche con i normali consumatori? Assolutamente sì, diciamo che il costo d'ingresso è molto caro, costa circa 120 euro per entrare al Vinitaly, però ci sono molti appassionati privati dove vengono, assaggiano i nostri vini e dove magari possono poi acquistarli o direttamente in cantina Tenuta Montemagno o anche presso il nostro ristorante Antica Farmacia dei Sani, che siamo un brand ambassador avendo tutte le etichette del caso. Ieri era molto più sui privati, oggi è un po' più incentrato sull'Horeca, quindi ristoratori, hotel e quant'altro che magari il giorno di riposo approfittano per venire qui a questa iniziativa del Vinitaly. Ecco, il vostro rapporto per esempio con l'Horeca, quindi con questo mondo, oltre a servire il tuo ristorante, ci sono tanti, immagino, che invece ti fanno richieste magari da tutta Italia, anche hai richieste, non so, da qualsiasi parte d'Italia per i tuoi vini? Assolutamente sì, da tutta la parte d'Italia, sicuramente da tutte le regioni d'Italia o quasi tutte le regioni d'Italia, ma anche molto dall'estero. Molto interessanti i nostri clienti magari in America, dove noi come Tenuta Montemagno siamo molto presenti, per dire in California o in Giappone. E certo, Vinitaly serve appunto per questo, per cercare nuovi contatti e nuove realtà in altri stati, insomma. Questo ci fa veramente piacere, quindi ringraziamo Flavio perché ci ha fatto vivere questo appuntamento che è il Vinitaly, un appuntamento molto importante, e non potevano non essere presenti con la tenuta Montemagno. Vi invitiamo ad andare ad assaggiare i vini, se potete andate anche a Verona, ma male che vada c'è l'Antica Farmacia dei Sani a Castellanza, lì potrete assaggiare tutti i suoi vini possibili e immaginabili. Quindi Flavio, è stato un piacere averti con noi qui su Millennium, vi auguro una buona settimana. Grazie a tutti voi e alla prossima. Grazie, Forza Italia.